Signori, si gode 3-1 a Roma, ragazzi. Minchia, non facevamo una doppietta Fiorentina-Roma dalle calende greche. Alla stragrandissima. Lo sapevo che eravate tutti pronti già a recitare il De Profundis. Ma quest'anno c'è lo spallettone, ragazzi. C'è lo spallettone quest'anno. Non è tutta questione di calcio mercato nel calcio, non finisce tutto lì, compro quello, prendo quell'altro, ci vuole il gioco, ci vuole la tattica. Ora per carità, calmi tutti, siamo all'inizio, manteniamoci calmi, però si gode oggi, stasera si godicchia leggermente. Minchia Maurito, killer, ma killer proprio, ma cazzo... Ma minchia, quando è in area è devastante. Io in passato l'ho criticato perché extracampo ha degli atteggiamenti che mi stanno veramente sulla minchia, ma ragazzi, come la scartabella proprio dentro lì, bam bam bam, una goduria, minchiona della minchia, super minchia, quanto me la godo a vincere. Già quando ho visto l'altro che ha messo dentro Jiu-Jitsu Zerkan, ho detto minchia è fatta. È fatta la stragrandissima, a questo punto è fatta. Appunti tecnici, a me ragazzi, Sgrugnar è bravo, ma non mi convince ancora tanto. Dzeko se l'è proprio perso alla stragrandissima, Non so che cazzo stava marcando in quel momento, probabilmente l'erba, non so che cosa. João Mario assolutamente... Questo appunto per lo Spalletti, João Mario dentro di fisso. João Mario dentro di fisso senza tante pugnette, da vivacità, da brio. Che cazzo, Borca Valero lì viene fuori tutta la sua età in quel ruolo. Da trequartista ci vuole vivacità, agilità, altrimenti siamo di nuovo, se rimettiamo Borca Valero su a tre quarti, torniamo al problema Banega, che in Serie A, quando sono lenti così, per quanto siano tecnici, in Serie A non hai lo spazio della giocata, hai bisogno di gente più vivace, gente che se la cava sullo stretto. Per il resto comunque ragazzi alla stragrandissima, abbiamo avuto un po' di culo, è innegabile, un po' di culo c'è stato perché hanno preso tre pali, c'era anche un mezzo rigorino e noi non siamo come i juventini che facciamo finta di niente, un mezzo rigorino c'era, si poteva anche dare, però ogni tanto ci va di culo anche a noi. E quindi ragazzi, due partite, sei punti, si gode alla stragrandissima. A proposito, Nainggolan, rifirma sul tavolo nell'azzurro, su care, tu e caressa. Godo, sono tre pippotti ragazzi. Blow!